via, ma invece sto. Vorrei cambiare il mondo, ma non si. Del successo, della grinta e della voce di Raffaella Pierattoni in arte Raffi si è già sentito tanto parlare, perché questa 22enne pesarese dalla graffiante voce rock ha calcato dei palchi di tale importanza che per una giovane artista è davvero un traguardo molto prestigioso. Parliamo di una platea di migliaia di persone che la scorsa estate, in attesa del concerto di Vasco Rossi a Bari, Ancona e Torino, hanno ballato e applaudito al ritmo delle sue canzoni. Prodotta e seguita da Roberto Casini, storico collaboratore di Vasco, Raffi si ripresenterà sui palchi del mitico Blasco, prima data al 6 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna, con il suo repertorio, ma soprattutto con il suo primo singolo Fashion Rock, contenuto in una raccolta di 12 brani eseguiti in un unico concerto, registrati con riprese audio e video. Il videoclip, in uscita il 9 maggio su Spotify e il 12 maggio su YouTube, con l'immagine di una Raffi graffiante tanto quanto il suo outfit, potrebbe rappresentare una dichiarazione che fece Pete Townshend, storico chitarrista e leader del gruppo rock The Who, quando disse al suo pubblico: "Il rock non elimina i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra". Il 9 maggio su Spotify e il 12 maggio su YouTube uscirà il videoclip del tuo nuovo singolo Fashion Rock, che è contenuto in una raccolta di 12 brani. Esatto, l'album Fashion Rock nasce proprio così, ci sono varie cover e situazioni anche di mie canzoni, rifatte tutte live. Il nome di questo album è proprio il nome del singolo che è uscito il 9 maggio su Spotify e il 12 maggio uscirà su YouTube, cioè Fashion Rock. Il videoclip di Fashion Rock è stato girato a Fano. Esattamente dove e perché hai scelto questa location? È stato girato in due location del Fanese, in particolare vedrete un sottopassaggio, che è il sottopassaggio tra Pesaro e Fano, che dà nel mare. E abbiamo scelto queste location che secondo noi esprimevano al massimo il fashion rock, il vero fashion rock. Siamo molto legati alla città di Fano, io sono fanese d'adozione e quindi ci fa piacere, come in ogni cosa che abbiamo fatto fino ad ora, coinvolgere. Oggi sei nuovamente pronta ad incontrare il pubblico scatenato di Vasco Rossi. Come lo vivi questo pubblico, ma soprattutto quanto lo senti quando sei sul palco? L'anno scorso siamo arrivati lì con un'incognita, perché proprio per questo motivo non sapevamo come saremmo stati visti, anche e soprattutto dal grande popolo del Vasco. E siamo arrivati lì con grandi dubbi, insomma, con grandi anche paure, devo dire, che poi si è tramutata in grinta. E devo dire che alla fine dei conti abbiamo avuto tanto calore da tutti, tanto che appunto abbiamo avuto la fortuna di avere questi anche le persone del fan club di Vasco Rossi che ci seguono, che ci sostengono, e questo per me è una cosa spettacolare. Puoi dire che le sonorità di Vasco Rossi influenzano poi anche la tua personale produzione artistica? È chiaro che si sente il grande marchio di Roberto Casini, il mio attuale produttore e storico collaboratore di Vasco Rossi. Però in questi due anni abbiamo lavorato veramente intensamente per trovare una strada mia. E con Fashion Rock penso di esserci riuscita. Se non altro, a me piace molto, è un brano che ha delle sonorità rock and roll, unite però con delle sonorità, diciamo, più moderne, più dance, quelle che fanno un po' muovere. E sono molto molto contenta, posso definirla come una mia bandiera dopo appunto questi anni di lavoro. Dove potremo vedere Raffi e dove potremo seguirti? Quest'estate, oltre che l'apertura dei concerti di Vasco, avremo poi una storia nostra con alcune date nel sud Italia, e sono molto contenta di questo. E tutte le date e tutte le informazioni saranno scritte nel mio profilo Instagram, Raffi Official Raffi, profilo Facebook Raffi, o comunque su Spotify mi chiamo sempre Raffi, tutto in maiuscolo. E ci sei ancora tu, e ci sei ancora.